Il ministro dell'Interno interviene alla festa della polizia. E scherza sull'abitudine di vestire la divisa. Dopo le polemiche sulla scorta allo scrittore Roberto Saviano, Matteo Salvini torna all'attacco su quello che ormai è uno dei suoi cavalli di battaglia. Intervenendo alla 167esima festa della polizia, afferma: il sistema delle scorte va rivisto in base a valutazioni oggettive, perché va difeso chi ne ha diritto, ma gli uomini e le donne delle forze dell'ordine non devono essere mai trasformati in autisti o accompagnatori personali. Punto per il ministro. A una revisione è necessaria anche per rimettere su strada il maggior numero possibile di agenti. Salvini inoltre annuncia che il 25 aprile non parteciperà a cortei per la liberazione, ma si recherà in Sicilia. La lotta a Camorra, 'Ndrangheta e mafia è la nostra ragione di vita. Il 25 aprile non sarò a sfilare qua o là, fazzoletti rossi, fazzoletti verdi, neri, gialli e bianchi. Vado a Corleone a sostenere le forze dell'ordine nel cuore della Sicilia. Il vicepremier scherza anche sul suo vezzo di indossare la giubba della polizia, oserei dire colleghi poliziotti, dice aprendo il suo intervento, visto che mia figlia, che ha 6 anni, pensa che sia il capo della polizia. Ma Gabrielli stia tranquillo. Sono pronto a fare il ministro ancora per un po'. Punto afferma poi che gli uomini e le donne delle nostre forze dell'ordine sono un modello, un esempio per i sistemi di sicurezza degli altri paesi, non dobbiamo guardare a modelli altrui. Punto e cita De Gasperi, è un onore e un privilegio essere qui con voi oggi. E sono orgoglioso di incontrarvi quotidianamente. Un grande statista come De Gasperi diceva che non bisogna guardare alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni. In polemica con i vertici il sindacato di polizia, La Spezia, in prima linea anche nella difesa degli allievi agenti esclusi dal concorso, afferma in una nota, 6.200 poliziotti sconcertati ma presenti. Dunque ai poliziotti che il sindacato di polizia rappresenta viene oggi negato dagli attuali vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza il diritto di associarsi liberamente ed esercitare le libertà sindacali. Ma, continua il comunicato, per l'amore che nutriamo per la nostra istituzione, ci asterremo da iniziative di protesta durante la imminente festa della polizia mettendo da parte la nostra indignazione ed il nostro sconcerto.